Sveglia, sveglia! Ho detto sveglia, sveglia! Non preoccuparti, Yin, ho sistemato la sveglia. E la sveglia sistemerà voi se non vi alzate subito. Non c'è tempo da perdere. Questo è il terzo giorno dell'Hotpot. La grande prova di resistenza per vedere se siete pronti a diventare dei guerrieri Mofu. Vivere con lui è già una prova di resistenza. Mi ha sentito! Ci picchiaccia per l'età che ha, ci senti ancora bene! Ho sentito anche questa! 6 di mattina! Equilibrismo con gli yak schivando le torte! Sette di mattina! Difesa dalle palle di fuoco e pranzo pesante! Otto di mattina! Conigli legati in azione! Nove di mattina, salto della cavallina con rissa. Da un anno siete ancora guerrieri Mofu tirocinanti. Oggi è il giorno. Ora siete guerrieri Mofu un po' meno tirocinanti. Sì! Siamo ufficialmente grandi! In a world of chaos and disarray, brother and sister save the day. Skeleton energy rays. Yang kicks butt with a cheek. Ooh, I chop, I snap, I blah, blah, blah. Talk by a dude named Master Yo. A Grumpy old panda from head to toe. In a world of chaos and disarray, it's brother and sister who saved the day. When might and magic work as one, a villain's plan can be undone. Coming, mother. Siete proprio scemi! Sì! Siamo ufficialmente grandi! Un momento! Ragazzi, aver passato una prova non vuol dire proprio un bel niente! Non siete neanche al primo livello! Sono in ritardo per la mia acconciatura! Questa è la lista di esercizi adeguati al vostro nuovo status buffo! Pulire latrina, pulire pavimento, pulire lo straccio. Non sono esercizi. E ricordatevi, non potete vedere la verità se siete troppo occupati a vantarvi. Ah, dovremmo prendercene cura subito. Sì, tutto fatto. Yang, che cosa vogliamo fare adesso? Dato che non c'è motivo di essere un Mofu tirocinante se non ci si può vantare, utilizzerò il mio nuovo livello Mofu per... bruciare le formiche di Herman sul marciapiede! Yang! Rilassati, non voglio bruciarle! Voglio solo abbrustolirle un po'! In questo caso... Ricordate, bruciare le formiche è crudele! Siete proprio scemi! L'antigigante nel cielo! Correte! Adulto robusto di sesso maschile più piccolo della media! Mayday! Ripeto, Mayday! Ho cercato di fuggire, signore, ma quella luce era troppo forte per me! Troppo forte per tutti! Ehi, ci sono dei feriti? No, ci ha solo bruciato un po', ma quella risata la sento ancora! Ti piace? Adoro imitare quel coniglio! Coraggio, soldato, non piangere, perché la debolezza è un reato punibile! Rinchiudetela subito in prigione! Sono veramente stanco del modo in cui vengono trattati i miei sudditi! Bla bla bla, solo chiacchiere! Carl, cosa ci fai tu qui? È giovedì! Mi ha mandato mammina! Cosa credi che stia facendo? Oh, è vero! È giunto il momento di spegnere questo odiato sole una volta per tutte usando il geosincronometro, un dispositivo che ruberò dall'armeria di Master Yu. Con questo proteggerò per sempre le formiche bloccando i raggi del sole. Cosa? Oh, ma dai, mi ha già rubato questa idea Nightmaster e ora anche tu. È da sempre che cerco di oscurare il sole, è una mia idea, mia. Mi scusi signore, lei non è allergico al pelo di Master Yu? Ci aveva pensato, vero?
Ci avevo pensato, vero? Prigione? Prigione! Una spuntatina ai lati, ciuffo piatto e niente chiacchiere. Ho detto niente chiacchiere. Senza dubbio questa sarà la più grande festa gufù che sia mai stata organizzata. I nostri amici moriranno dalla voglia di congratularsi con noi. Siamo venuti semplicemente per dirvi che l'unica cosa più noiosa del Wufu è una festa Wufu per celebrare il Wufu. In ogni caso siamo i migliori. Festeggiamo tra di noi, fratellino. Siamo grandi! Yuhu! Ah, è rosa! E punge! Il barbiere ci ha preso la mano. Ti ha preso tutti i peli piuttosto. I miei peli crescono in fretta, ricresceranno per le 5. Piuttosto, ragazzi, vi avevo detto di sistemare la casa. O meglio, vi avevo detto di esercitarvi. Sono veramente deluso da voi. Siamo ancora dei bufù un po' meno tirocinanti. Sì. Siamo ancora grandi! A pelo nero a taglio corto. Quel panda è più calvo di un calvo ad un convegno di calvi, passo. Eccellente! Sono le 4:41. Le prime tracce dei peli delle 5 dovrebbero apparire in... Alle 5? È alle 5 che inizierai l'operazione. Non sono così originale, quindi rubo il piano a mio fratello. Alle 5, è vero? Le mie mutande non si lavano da sole, sai? Abbiamo 19 minuti per rubare il dispositivo che ci ridonerà la nostra dignità. Attacco! Vai tu, sono occupatissimo. Oh, scusatemi. Pensavo di suonare il campanello prima di strapparvi le orecchie dalla testa. Sì, buona fortuna. All'attacco! Non ci fate paura, formiche. Siamo guerrieri wufu un po' meno tirocinati. E... I dolcetti sono pronti. Per tutti i fulmini, cosa succede qui? Vecchio pandagonista, ci incontriamo di nuovo sul tappeto di battaglia, ma questa volta non ci sono i tuoi pelacci allergici a darti il solito vantaggio! Pandagonista? Ti piace sempre dire paggianate, eh? Prendo freddo così! Ci pensiamo noi alle formiche, perché siamo ufficialmente grandi! Maglia del talare! Truppa, formazione d'attacco! Sono bloccate! Zampa della furia! La zampa gigante dal cielo! Lasciate i ragazzi! Abbiamo solo 7 minuti in nome dell'operazione Bliosincronometro! Vuoi rubare il geosincronometro? Non credo proprio! Avrei dovuto inventarmi un nome in codice migliore! Quattro peta, avanzare 4 minuti al via! Vanno verso l'armeria! Ah! Allora diamogli una bella lezione, sorellina! Indietro! Sta funzionando! Scusate, piccole pesti, non è passata l'ora della nanna? Sono solo le 5:01. Beh, sarà meglio darci una mossa. Oh! Aspetta un minuto, ha detto le 5:01? Sveglia, sveglia. Chi siete? Non preoccupatevi, ho sistemato Herman. Il mio pelo è cresciuto e ha iniziato a starnutire come ad un convegno di starnutatori. Che cosa significa? Che ha preso il geosincronometro. Il che significa? Mi dispiace, Master Yu. Oh, niente di grave. Herman non riuscirà ad attivarlo. Si può fare solo con il Wufu. Forse dovremmo restituire le medaglie che ci ha regalato. No, non dovete restituirle. Sì!
perché me ne riprendo da solo. Forza, ferma le lune. Che ti prende? Ferma quelle lune. Non funzionerà fino a quando non si caricherà di energia, Wufu. Beh, almeno queste erano le informazioni su internet, capisci? E allora io sono il conquistatore Herman, il più forte e il più cattivo. Ne sei sicuro? Vediamo come ti sentirai quando io, se così posso dire, oscurerò il sole. Voglio i miei diritti d'autore. Più famosa che abbia mai circolato in città. Non credi che sia un po' strano seguirla in questo modo, In? No, ma a proposito di stranezze, inceneritore! Oh, ciao, Lina! Che bella sorpresa! C'è qualche motivo che vi spinge a seguirmi da una settimana? Sì! Mi chiedevo se a voi ragazze piacerebbe andare da... Troppi bambini, troppo grasso, troppo noioso. Da Mecca Exclusive? Io sono sulla lista. Ho un cattivo presentimento. Per favore, io sono su quella lista, l'ho fatta io quella lista, vedi? Ma se riuscirai ad entrare, forse sarai degna di uscire con noi. Cosa ne pensi, GP? Incontriamoci da bagni da combattimento e oltre e compriamo degli accessori. Ci vediamo a autunno, tra un'ora. Sì! Scusami, non hai notato come mi ha trattato male Miranda? Veramente, io non l'ho notato. Io sì. Allora, questa situazione non ti sembra un po' strana? Strana? È perfetta! In non si è alleata con me, ma con l'aiuto della mia bacchetta rossetto alla ciliegia e al mango tropicale vanigliato. Molto specifico. E trasformandomi in una ragazza famosa, verrà di sua spontanea volontà. Saremo grandi amiche per il sudore, per sempre. Amiche per il sudore? E quando corri così tanto da sudare e poi ti asciughi sulla fronte della tua amica? Ah, sì, è assolutamente normale. Osserva lo scopettino dell'illuminazione. Oh, come funziona? Chiudi gli occhi. Può renderti invisibile. Può rivelare cose altrimenti nascoste. L'amaca del panda. Ma ancora più importante, fa questo. I miei occhi ancora. Ti servirà ogni possibile arma quando arriverà il momento di sconfiggere Nightmaster. Young, mi deve aiutare? Ma lasciami iniziare dicendo che finalmente uscirò con la ragazza più famosa, Miranda. Questo vuol dire che le hai detto una bugia e che vuoi che io tenga la bocca chiusa quando apparirà la fata delle bugie? Cosa? No, naturalmente no. I miei occhi alla terza volta! Intendevo sì, sono le facce delle bugie. Quando le bambine raccontano delle bugie, io... Young, per favore, è la mia unica opportunità! Cinque parole, pronta? Non è il mio problema! Oh, hai ragione, posso ricattarti. Cosa ci guadagno? Un appuntamento con Lina. Non puoi credere a questa bugia! Affare fatto! Tu vai da Miranda e io troverò il modo di sbarazzarmi della fata. E come credi di sbarazzarti di me, ragazzino? Wow, Miranda! Ti ringrazio per i tuoi utilissimi consigli. Istinto di conservazione! Se vuoi uscire con me, devi vestirti secondo i miei canoni di bellezza. Se la insulti, potrebbe... sai, scoprire il tuo piano. Ma, ehi! Noi ragazzi ci divertiamo lo stesso, giusto? C'è un imbecille! Salve, signorine. Posso aiutarvi? Smalto, orecchini, borsette, scarpe con tacco asimmetrico! La tua nuova amica sembra vagamente nervosa. Non è così male. E se hai intenzione di dirmi che non hai la mia taglia, ti strapperò le tue! Ciao, sarò subito da te. Da te, non da te. Sì, abbiamo capito, sì. Portatemi una tisana! Osi toccare il mio personaggio? Per questo dovrai affrontare i miei pugni di fata! Che cos'hai qui? Quella? Oh, è la fata delle bugie. Ina racconta bugie per fare nuove amicizie? Esatto. Se non mi ascolterai... Oh!
Sì, voglio rinegoziare. Ascoltiamo. Voglio un gelato con panna e canditi. E uno yak ballerino. Bene, d'accordo. Affari fatto. In, oggi arrivo. Oh, Lina, ciao. Mi sono dimenticata di invitarti. Ultimamente hai la memoria corta. Vattene, contadina. Se tu fossi una sua vera amica, perché non hai invitato anche te stasera da Make Exclusive? Perché so che è molto... molto... molto più importante per lei essere amica tua, apparentemente, che non mia. Questo è un test. E l'hai passato? Chihuahua! 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 Sì, maledetto, ti ho in pugno! Puoi andare tu? Cosa? Ma io? Grazie! Ehi, Lina! Stavo per scrivere una poesia romantica su quanto ti... Sì, fantastico. Me lo faresti un favore? Più tardi, quando tua sorella tornerà a casa, dalle questo! Ho sempre desiderato essere preso a trote in faccia ed ora è finalmente accaduto! Miranda, è il nome che quella bugiarda ha usato con la tua bugiarda sorella? Non si chiama Miranda, si chiama Sarah Noia. Quella stregaccia che cerca ogni volta di accattivarsi gli... Se avessi saputo che avrebbe mentito così tanto, non l'avrei minimamente aiutata! Muori, meschino! Non lascerò che quella strega prenda mia sorella! Deve aiutarmi con Lina! Lina è ancora qui. E Young detesta quando parla di Lina in terza persona. Andiamo! Perché tieni lo scopettino nel poggio ombrelli? È un poggio ombrelli! Ecco perché non scarica mai! Sono sulla lista! Veramente? Perché qui ci sono solo due nomi e noi siamo molto in. Trasformazione! Costruirli meglio! Vede? In contiene anche la parola in. Vede? Ascolti, ho visto che ha usato la sua magia! Può entrare? Guarda che fila incredibile! Non entreremo mai, Young! Ma sì che entreremo! Tieni stretta la mia mano, però! A titolo informativo, non è un appuntamento. Non è quello che ho scritto sul mio sito! Questa è una bugia! Ma quando te ne vai? Miranda, piccola strana creatura! Dove siete? Gary! Gary! Ha capito, il locale è vuoto! Bene, andiamocene allora! In! Sono qui! Dove sono tutti? Oh, tesoro! Capito perché si chiama Make Exclusive? Perché noi siamo esclusivi ed escludiamo la gente! E chi c'entra il Mac? Sarà scozzese! Ora, prima di diventare, diciamo intime, c'è un piccolo dettaglio da affrontare. Capito? Lo chiama un piccolo dettaglio, certo. Cerimonia del sudore! Cerimonia del sudore! Cerimonia del sudore! Perché lo ripetete tutte? Perché è spaventoso! Dobbiamo fermarla! No, no, aspetta! Forza, In! Corri in questo modo, cerca di sudare, che poi userò il tuo sudore per sottometterti alla mia magia! Cosa hai detto? Nulla! Ferma! Aspetta! Sei sicura che Lina non possa uscire con noi? Che c'è? Ti manca la puzza della stalla? Stai calma. Per caso vuoi mungere tutto il giorno? Veramente, Sara? Miranda? È troppo tardi. Preferisci uscire con quella buttera che con noi? Sì! Certo! E se questo vuol dire essere famosi, puoi riprenderti il tuo club esclusivo, i tuoi strani amichetti e... Non c'è bisogno. E non contare più su di me! Innanzitutto, Miranda non è per niente famosa, è la pazza di sempre! Scopettino dell'illuminazione! Fa luce su questa lunatica! Sarà noia! È per questo che non volevi aiutare In, perché sapevi che ce l'avrebbe fatta da sola! No, volevo solo stringere la tua mano! No! Scopettino! Ma
Master, io mi ucciderò di sicuro. No, se ci penserò prima io. Sei veramente un personaggio spaventoso. Non sono spaventosa. Sono in stile. Guarda con i tuoi occhi. Rinunciaci, ragazzina. Troppo forte, non posso fermarla. Ti avevo avvertito, addio. Sì, ti ho stesa con il mio pugno campagnolo. Ciao, bella. Magnifico, è finita? Passa a togliermi queste scarpe adesso. Allora, Yin, hai imparato qualcosa oggi? Certo! Preferisco senza dubbio le vere amicizie e ho capito che il modo migliore per sbarazzarsi di un peso come Saranoia è l'uso della forza! Tornerò! Tornerò! Ma manterrò le distanze, certo! A proposito del tuo appuntamento con Lina... Per favore, so che mi mentivi a proposito di quell'appuntamento! Quindi Lina è al riparo? Lina è al riparo. E Yang odia quando Lina è al riparo! Per di più, devo ancora dire a Master Yu che ho rotto lo scopettino dell'illuminazione! E a quel punto Yin ha rotto lo scopettino dell'illuminazione! Ah! Oh, sì! Oh, dacci un taglio!